qualche considerazione sulla parola di Dio e sulla parola di Gesù che abbiamo ascoltato. Seguire Gesù non è facile, l'abbiamo recepito nelle tre letture che abbiamo ascoltato. Seguire Gesù vuol dire credere e testimoniare Gesù. Guardate, anche San Paolo lo dice, anche lo accenna anche nella seconda lettura. Per diventare degli atleti bisogna fare dei sacrifici enormi. Davvero, vedo tante persone, sia per il pugilato, per le altre discipline, guardate, fanno dei sacrifici enormi. Gesù non ci chiede proprio tutto questo, vuole che noi ci impegniamo ad ascoltare la sua parola. Davvero, guardate anche voi giovani, ma anche noi anziani, anche il quieto vivere, oppure prendere una strada che non è poi la strada giusta, perché ci sentiamo vuoti quando abbiamo fatto certe scelte, fatto certi programmi. Alla sera, quando riflettiamo un po', ci vuole dire: ma perché ho fatto questo? E allora Gesù ci dice che dobbiamo far fatica, dobbiamo pregare di più. Guardate, non è che lo dico, anche per me sacerdote, vedo anche i diaconi che pregano. Se vogliamo stare in piedi abbiamo bisogno di pregare di più. Io mi ricordo aver letto una testimonianza bella. Ozanam, quello che ha fondato le opere di carità, la San Vincenzo, entrando un giorno dopo le lezioni, perché andavo all'università, entrò a Notre Dame e ha ascoltato, ha visto Ampère, il grande scienziato, che era là che pregava. Sapete cosa ha detto? Mi ha fatto meglio vedere una testimonianza del genere che 100 prediche. Ecco, dobbiamo dare buon esempio, che crediamo nel Signore, anche se, lo dice Gesù, dobbiamo essere battezzati nella morte del Signore. Però anche il fuoco, il segno del battesimo, la sapienza del Signore ci è stata data, sapete, proprio nel battesimo. Quanti momenti abbiamo in cui abbiamo il tempo di poter scegliere. Ecco, stiamo attenti a non dar retta alla nostra pigrizia. Vi dico ancora di più. Dobbiamo avere, appunto, seguire Gesù, ascoltarlo e avere fiducia nel Signore. Mi ricordo il Vescovo del Belgio, guardate, raccontò un fatto vero che era capitato nella sua diocesi, forse gliel'aveva detto il suo parroco. Dice così che un giorno, anzi un mattino presto, si era incendiata una casa, voi sapete là, molte sono fatte anche di legno però, e il papà e la mamma si sono svegliati, sono scesi giù, però era rimasto il bambino lì, ed era sul balcone, poi il fumo che c'era, urlava, aiuto, aiuto. Il papà ha detto: gettati giù dal balcone. Lui era retentivo, un bambino piccolo, gettati giù. Ha dato ascolto al suo papà. Il papà l'ha preso in braccio e sono caduti tutti e due, ma si sono salvati. Quante volte il Signore ci parla. Se lo ascoltiamo, anche se siamo nel pericolo come quel bambino, in altre prove, allora il Signore veramente ci ascolta. Gesù ci ha insegnato. Davvero, guardate, Gesù è indirizzato per dare appunto la sua vita per noi. Quante persone vedo, anche nella parrocchia, sapete, andare a trovare i nostri ammalati. Ma io rimango stupefatto. Credevo che non avessero tanta fede, o che ci battono nella fede. Anche se soffrono, offrono al Signore. La vita nostra, se diamo retta a Gesù, ci salva, ci aiuta. Ecco, allora abbiamo pronto proprio questa cosa. Guardate, uno dei rimedi grandi
è la parola di Dio. Ma abbiamo bisogno dell'Eucarestia. Si amassimo di più la messa. Si amassimo di più l'Eucarestia. Io ho visto delle persone, dei giovani, cambiare perché hanno avuto fiducia nel Signore. Quella piccola ostia che riceviamo è Gesù. Ci dà il suo spirito, ci dà quel fuoco d'amore verso di lui e verso il prossimo. Quindi non trascuriamo la messa. Ve lo dico, quando abbiamo la possibilità di farlo, andiamo alla messa. Poi anche la messa domenicale, a volte viene trascurata, ma allora che cosa ci facciamo? Durante la settimana leggiamo il Vangelo, alla sera facciamo un breve esame di coscienza per dire, insomma, come ho fatto la giornata, è passata così, arriviamo allora ad essere vecchi, che abbiamo perduto tutto, il senso della nostra vita. La domenica, la messa domenicale non è solo un dovere, è più un diritto, perché io come battezzato, fatto cristiano, con la cresima, ecco, sono diventato uno della famiglia. Se ci fosse un notte, è vero, di un nostro familiare, ma tutti cerchiamo anche di andare puliti, bene, il Signore ci vuole proprio nell'Eucarestia e ci crediamo di più. Se ci credessimo di più, saremmo proprio più santi. Davvero, guardate, chi è, si ciba dell'Eucarestia diventa potente e anche viene preservato dal peccato, perché il Signore c'è, il Signore ci dà la forza. E allora in questa domenica di relax, perché siamo proprio nel Ferragosto, domani è il giorno di Ferragosto, ecco, imitiamo anche la Madonna, che era gioiosa, ma anche ha offerto Gesù, il suo figlio, anche nei momenti tragici della sua vita, perché ha creduto la parola.